Milano. In onore di tutte le donne, anche se l'importanza delle donne andrebbe riconosciuta tutti i giorni e non solo quando si avvicina l'8 marzo. Ma è un po' un giallo anche l'argomento di cui parleremo, perché torneremo a trattare di quanto accaduto la settimana scorsa a Firenze dopo la partita Fiorentina-Atalanta. Un po' un giallo perché insomma sono state date diverse versioni dalla questura di Firenze, quindi bisogna capire esattamente cosa è successo, ma ce lo faremo raccontare dagli ospiti perché sono testimoni diretti, perché hanno vissuto sulla propria pelle quella terribile notte, quindi insomma ci diranno esattamente com'è andata. Restate con noi, do il bentornato negli nostri studi alla mia collaboratrice Daniela. Ciao Daniela. Ciao Milva, buonasera a tutti. Come vedete appunto ne abbiamo approfittato per anche per ricordare l'8 marzo che sarà venerdì, e ne approfitto per salutare in particolare tutte le donne che sono all'ascolto. Grazie Daniela, allora saluto gli ospiti che sono con me, dicevo testimoni diretti di quello che è successo lo scorso mercoledì a Firenze, quindi do il benvenuto nei nostri studi a Roberto. Ciao Roberto, ciao, grazie ciao. Per essere con noi, grazie, prego. Lui è già stato nostro ospite in un'altra occasione in questa stagione, anche lui era a Firenze, anche lui ha visto quanto accaduto, ci racconterà la sua versione, con noi c'è Valo. Buonasera Valo, bentornato. E poi sul posto c'era anche l'avvocato Chico Riva, che è uno degli avvocati storici della curva, in quel caso però ha visto direttamente quello che è successo, l'ha già raccontato i giornali, lo racconterà anche noi questa sera, l'avvocato Chico Riva. Buonasera, benvenuto, prego. Daniela. Ricordo che potete interagire con noi mandandoci i vostri messaggi al numero 346-3294-578. Vi ricordo inoltre che siamo veicolati non soltanto sul canale 216 del Digitale Terrestre, ma anche in diretta streaming al sito www.seratv.tv e anche sulla pagina Facebook di Dodicesimo in Campo. Vi invito inoltre anche a condividere sulla vostra pagina Facebook la nostra diretta e, se non l'avete ancora fatto, a mettere un bel like alla nostra pagina, in cui potete trovare approfondimenti, video, interviste e anche le repliche delle puntate precedenti. Allora, dicevo un giallo perché insomma sono state date diverse versioni, qui o facciamo arrivare Bruno Vespa col plastico, chiamiamo quelli di quarto grado, se no non se ne viene a capo, no? Perché com'è che siamo partiti? Partiti che i pullman davanti aveva accelerato per prendere le distanze dagli altri, poi aveva decelerato. Esatto. Poi... Allora, la prima versione che è quella che ho sentito io nell'immediatezza, raccontata dal responsabile del reparto mobile al funzionario che dirigeva l'ordine pubblico, era che il pullman di testa avrebbe accelerato per dileguarsi e quindi hanno dovuto intercettarlo per evitare che i tifosi sparissero. Poi dopo da lì invece ha rallentato, poi c'è stato un attacco degli ultras della Fiorentina, poi erano scesi dai pullman lungo il ponte sull'Arno. Poi volevano assaltare una discoteca? Poi volevano assaltare una discoteca che si trovava nelle vicinanze, poi effettivamente di discoteche nella zona non ce n'erano, e l'ultima versione è quella che c'erano i tifosi della Fiorentina presso il McCaffè, esattamente sulla corsia opposta a quella dove stavamo viaggiando noi. Queste, ecco. Questa è l'ultima sfornata. Questa è l'ultima, versione. Sì. Che poi ne parleremo, ma anche questa è stata, mi sembra, smentita. Sembra. Su più sembra. Fronti. Allora, tu ti trovavi lì, eri lì perché eri sul pullman, uno dei pullman che si è fermato, non il primo pullman. Non ero sul primo, né sul secondo, dovevo essere il terzo o il quarto pullman della carovana. Quindi erano 9 pullman, se non ricordo male, quelli organizzati dalla Curva Nord, ero sul terzo o quarto. Ecco, vorrei precisare una cosa, nel senso che c'è l'equivoco portato avanti anche dalla questura di Firenze, cioè io non sono testimone, non ho assistito ai fatti, io sono stato chiamato mentre c'era l'attacco della polizia all'interno del pullman, cioè un ragazzo del primo pullman mi ha telefonato dicendo ci stanno massacrando di botte nel pullman. Quando io sono arrivato il tutto era già finito e quindi sono intervenuto
con il mio tesserino di riconoscimento per parlare col funzionario che dirigeva l'ordine pubblico in quella circostanza. Ma il tuo tentativo di intervento, come è avvenuto? Tu sei sceso dal pullman, ti hanno accompagnato, ti hanno subito allora, fatto ci arrivare siamo, là? Esatto, ci siamo fermati. Appena abbiamo aperto le porte si è presentato un 7-8 poliziotti del reparto mobile, il funzionario che li comandava. La prima frase purtroppo non proprio carina è stato: chi mette un piede per terra lo ammazziamo di botte. Questo è come si è presentato lui. A quel punto ho mostrato il tesserino presentandomi, lui l'ha controllato e diciamo che gli animi dei poliziotti si sono un attimino calmati. Mi hanno accompagnato dal funzionario, il quale stava parlando con il responsabile del reparto mobile, ed è lì che gli chiedeva: ma cos'è successo? E in quella circostanza ho sentito la prima versione dei fatti, quindi proprio nell'immediatezza. Una volta che si è accorto della mia presenza, in quanto non ero in giacca e cravatta ma avevo il giubbino dell'Atalanta, mi ha chiesto chi ero, mi sono presentato, ho fatto presente che i ragazzi del primo pullman mi avevano chiamato per assisterli e non c'è stato niente da fare, quindi no, lei si deve allontanare, portatelo via, io che chiedevo spiegazioni in base alle attività che dovevano svolgere. Questo mi dice: dobbiamo svolgere attività di identificazione e le perquisizioni. A quel punto ribadivo: il codice prevede la mia presenza. Ah, ecco, questo ti volevo chiedere infatti. Nulla da fare, quindi due poliziotti mi hanno scortato a un centinaio di metri, mi hanno posizionato 6 carabinieri antisommossa e lì sono stato per un'ora e mezza. Ma intanto io l'ho fatto privatamente, ma te lo faccio anche pubblicamente, ti faccio i complimenti per il sangue freddo che hai avuto, perché comunque presumo che non sia stato facile una situazione simile, perché insomma non eri preparato, non eri lì come avvocato, eri lì come tifoso, e presumo che insomma in una situazione così presentarsi, scendere poi comunque da solo, vabbè, forte del tesserino che avevi, però insomma in una situazione così non credo che sia stato facilissimo. Ma non ci ho pensato più di tanto, sicuramente. Il proverbio "l'abito non fa il monaco" non corrisponde alla realtà. Metti una giacca e una cravatta, probabilmente si sarebbero presentati anche per nome tutti i funzionari con i quali io ho parlato, perché nessuno, ho parlato con 3 funzionari della questura, tra cui il responsabile dell'ordine pubblico e un maresciallo dei carabinieri antisommossa, nessuno mi ha detto come si chiamava. Quindi, ma è una loro facoltà di non volerlo dire o... dovrebbero... visto quello che è successo, credo che più che una facoltà è stata una scelta oculata da parte loro. Il fatto che non ti abbiano permesso poi di arrivare lì sul posto, di avvicinarti, insomma, tu avevi tutto il diritto di farlo, no? Come legale dei ragazzi? Sì, soprattutto per quanto riguarda le attività di perquisizione, quindi una volta che loro sono saliti sul pullman a cercare oggetti che non sono stati trovati, a controllare negli zaini, a controllare nel bagagliaio del pullman e quant'altro, quelle attività solitamente, se il difensore è immediatamente reperibile, quindi la presenza è data come facoltativa, cioè se tu arrivi in tempi brevi puoi assistere. Se tu arrivi da Bergamo, io non ti aspetto 4 ore. Certo, però tu eri lì. Esatto, io ero lì, quindi mi sono presentato immediatamente, tra l'altro chiamato proprio dai ragazzi sul pullman. Senti, questo fatto che non ti hanno permesso di avvicinarti, poi tu che cosa hai fatto una volta arrivato a Bergamo? Perché so, visto che era un tuo diritto, io ora non so come funziona a livello legale. Ma, allora, per quanto riguarda il livello legale non ho fatto nulla, nel senso che sarà una circostanza che magari emergerà anche in un domani, se dovesse esserci un procedimento penale. Sicuramente quello che ho fatto è stato segnalare l'avvenuto all'Unione Camere Penali Italiane, quindi sia al presidente distrettuale di Brescia e al presidente delle Camere Penali di Bergamo. Quindi ho segnalato questa circostanza. Quando tu poi sei sceso dal pullman e ti hanno messo 6 carabinieri in tenuta antisommossa a sorvegliarti, insomma devi avere un aspetto molto pericoloso. Non volevano probabilmente farmi muovere, non volevano
farmi avvicinare ai ragazzi che venivano identificati. Ti dicevano qualcosa? Sono stati gentili con te? Molto gentili, nel senso che per un 40 minuti uno di questi carabinieri si avvicinava dandomi dell'ignorante, che non capivo l'italiano, che io non ero un avvocato, che ero un ultras e quindi dovevo tornarmene a Bergamo. Questo è andato avanti per circa mezz'ora, 40 minuti. Ah, però. Fino a quando non ho chiesto le sue generalità, allora si è dileguato mandandomi il famoso maresciallo, che però non si è neanche lui presentato, quindi... Ah, però. Questo è... Va bene. Allora, siccome scrive tanta gente da casa, anche la settimana scorsa tra l'altro erano arrivati tantissimi messaggi, noi non siamo neanche riusciti a leggerli tutti, e Daniela questa sera cercherà un po' di recuperare. Vuoi cominciare a leggere qualcosa? Comincio a leggervi quelli che sono arrivati in questo certo. momento, che sono già tanti. Allora, un saluto alla mitica Milva e tanti auguri di buon compleanno. Grazie. Poi ancora, giustizia per tutti, basta mezze verità, solidarietà a tutte le vittime della repressione di Stato, complimenti per la trasmissione. Poi ancora, una testimonianza, ciao, sono Daniele, curva nord di Bergamo, quella notte è stato un incubo, è stato un sequestro di persona, io ero sul secondo pullman, grazie mille della solidarietà di tutte le tifoserie d'Italia. E poi ancora, ciao a tutti, ultra tenete duro e non mollate mai. Milva, potresti farmi gli auguri visto che l'11 compie gli anni, complimenti per la bellissima trasmissione. Auguri. Poi ci scrive ancora Silvano, tutte queste versioni fantasiose mi ricordano tanto Verona 2005 quando fu ferito gravemente Paolo Bresciani. Giustizia per gli ultra dell'Atalanta, giustizia per tutti gli ultra. E ancora ci scrive Luca, purtroppo come è successo con il famoso attacco alla scuola Diaz di Genova, la verità non sarà mai data. Ora mi chiedo, ma mettere sui caschi dei poliziotti un numero identificativo non possono? Almeno chi viola, anzi chi fa abuso di potere viene subito identificato. Sì, voi in questa settimana avete ricevuto la solidarietà da molte tifoserie in tutta Italia di qualsiasi categoria, e non solo tifoserie di calcio ma anche di altri sport. Mi sembra che insomma ci sia stata una bella risposta da parte. Assolutamente, quello diciamo che nel il lato negativo è l'aver vissuto quella serata, però fa sicuramente piacere poi avere l'appoggio di tante tifoserie amiche e nemiche di l'abbiamo calcio, fatto di anche altri noi. Sport, vero? E fa molto piacere la solidarietà della gente di Bergamo, tifosi e non tifosi che hanno seguito la nostra iniziativa di domenica. Volevo allacciarmi alle parole che ha detto l'avvocato prima e sul discorso che l'abito non fa il monaco. Credo che le immagini che sono girate riguardo a mercoledì sera ormai le abbiano viste tutti. Ed è proprio vero che l'abito non fa il monaco, cioè come indossare questa maglietta non vuol dire essere sempre e comunque dalla parte del torto, mi pare evidente che anche indossare una divisa in certe situazioni non sempre vuol dire essere dalla parte della giustizia e della verità. Roberto, poi mi faccio raccontare bene quello che tu hai vissuto, perché io ho letto quello che tu, una descrizione che tu avevi fatto, mi aveva profondamente toccato. Tu su quale pullman eri? Io ero sul secondo pullman, era un pullman doppio della Travel World, un pullman grigio, giusto per capire anche con i video che sono emersi di quale pullman si tratta. E ti racconto già adesso la mia testimonianza. Magari partiamo un po' dall'inizio. Il secondo pullman si ferma, il primo è stato fermato dalla polizia. Esatto. Il secondo pullman, essendo il secondo della colonna, si ferma di conseguenza, non c'era possibilità di muoverci in quel momento. Alcuni ragazzi presenti sul secondo pullman scendono per cercare di capire cosa stava effettivamente succedendo sul primo pullman, ma per loro non c'è stato verso di arrivare al primo pullman, perché subito sono stati circondati e caricati da altri poliziotti a forza di manganellate. Quindi anche loro sono tornati sul secondo pullman. Abbiamo chiesto all'autista di chiudere le porte, perché i poliziotti sembrava che volessero ripetere l'atteggiamento che hanno portato avanti col primo pullman anche sul secondo pullman. Chiuse le porte, è arrivata una squadra della polizia a chiedere caldamente all'autista di aprire la porta. L'autista ha aperto per forza di cose la porta, sono saliti sul pullman due o tre poliziotti a dirci che se fossimo scesi dal pullman ci avrebbero ammazzati e ci avrebbero fatto fare la fine del primo pullman. Questo vi hanno detto? Ci avrebbero fatto fare la fine del primo pullman? Se scendete dal pullman vi ammazziamo, continuavano a ripeterlo. Io sono andato a parlare con il primo poliziotto che è salito sul pullman. Sono andato volto scoperto a chiedere spiegazioni di quello che stavo facendo. Mi sono preso qualche manganellata anch'io sulla mano. E dopodiché sono scesi
i poliziotti, sono chiuse le porte, noi siamo ripartiti, il pullman è ripartito, insieme ad altri pullman ci siamo fermati 200-300 metri più in là, sempre su questa superstrada. Abbiamo cercato di compattarci un attimo e alcuni di noi sono andati a parlare a cercare di capire cosa stesse succedendo con un cordone di carabinieri che nel frattempo si era formato davanti ai nostri pullman, ma non c'è stato verso di interloquire. Subito da parte loro molta diffidenza, anzi cercavano di stigare il contatto. E nel frattempo un reparto mobile della polizia ci stava circondando, stava cercando di circondare i pullman in modo tale da probabilmente caricarci sia sui lati che da dietro e non lasciarci via d'uscita. Allora abbiamo ripreso la via dei pullman, siamo risaliti sui pullman e noi del secondo pullman circa 200 metri dopo siamo stati fermati. E è salito ancora un funzionario e testuali parole ci ha detto: adesso scendete uno a uno, vi prendiamo a schiaffi. Abbiamo pensato due secondi al da farsi e abbiamo deciso che l'unica opzione possibile era quella di scendere dal pullman. Io nel momento in cui sono sceso dal pullman, sono stato il secondo a scendere, diciamo che mi sono guadagnato l'epiteto del professore, perché cercavo di mediare con i poliziotti. E durante tutta l'ora e mezza di identificazione la parte costituita da poliziotti non hanno fatto altro che istigarci durante tutto il tempo. Ci dicevano, a me personalmente hanno detto: sei un ignorante, vieni qua che ti spacco, eccetera eccetera. Atteggiamenti di questo genere. Ma vi hanno anche messo le mani addosso in questo frangente? In questo frangente no, durante l'identificazione no. C'è da dire che ci hanno chiuso in uno spazio dove facevamo fatica a starci, nel senso che era uno spazio veramente ristretto per 70 persone. Io a un certo punto sono andato dall'altra parte del guardrail, ero sull'erba perché non ci stavamo più in strada, e ci hanno tenuti lì un'ora e mezza, hanno identificato ognuno di noi con fotografia, ci hanno chiesto il documento, hanno perquisito il pullman e niente, alla fine dopo un'ora e mezza, circa verso le 2:30 siamo risaliti sul pullman e abbiamo ripreso la strada verso Bergamo. Ma durante la perquisizione è stato trovato qualcosa di particolare? Io ho visto che hanno portato fuori dal pullman tutte le aste delle bandiere e dei due aste. Come ho scritto sul post, c'era un due aste di un nostro vicino di posto che era stato regalato dalla nipotina ai 10 anni con su un cuore e lo stemma della dea. Una cosa ritirato anche quello. Sì, esatto. E niente, durante la perquisizione mi ricordo come loro prendevano oggetti da scompartimenti, sedili, zaini, li guardavano e ridevano l'uno con l'altro, come se avessero dei motivi per prenderci in giro, eccetera. Roberto, tu vai a vedere la partita in curva, ma non fai parte del gruppo della curva. Esatto, nord. Sì, sono abbonato da quando ho 14 anni in Nord, non ho mai scelto di tesserarmi, ma detto questo non ho mai nemmeno avuto modo di frequentare particolarmente il covo e curva, okay, eccetera. Ti ringrazio. Allora mi fermo, faccio una prima breve pausa. Domenica peraltro, prima della partita, tra l'altro giocavate con la Fiorentina, caso vuole, c'è stato un corteo per arrivare tutti insieme allo stadio, penso un po' anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, un corteo in cui si chiedeva verità e giustizia. Quindi vediamo la prima parte di questa manifestazione subito dopo la pubblicità. Sound Service, impianti di amplificazione e di illuminazione, strutture in alluminio, palchi e coperture, progettazione e consulenza tecnica di ogni tipo di evento, convention aziendali, lanci prodotto, stand fieristici, eventi di piazza, maxi proiezioni, moda, concerti live, spettacoli teatrali e televisivi. Insomma, Sound Service, Purity of the Sound. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e super enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. We'll be right back.
Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato, Brescia, in via industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da AZ Veicoli a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Empatica CBD Store, a Brescia, in via Diaz 14A. Il numero 1 per prodotti CBD, oli, capsule, chewing gum, gocce sublinguali o solubili in acqua e le nuovissime perle CBD. Inoltre, ampia selezione di alimenti dolci e salati, bibite e cosmetici. Empatica CBD Store, il negozio di Brescia numero 1 in Italia. Successo a Firenze? Lo devono sapere tutti! La nostra versione non è mai cambiata! Dal primo minuto l'abbiamo detto! Chi continua a cambiare versioni dice solo bugie! Quello che la tifoseria atalantina ha subito a Firenze è una vergogna! È un'ingiustizia! È un'ingiustizia! La cosa più semplice per tutti oggi era la vendetta! La vendetta! Ma non possiamo fare il loro gioco! Oggi la risposta più bella è stata tutta la gente che questa settimana, in questi giorni... ci ha dato la solidarietà, la vicinanza! Se qualcuno avesse avuto il minimo dubbio che avremmo raccontato cazzate, la gente non ci avrebbe creduto! Non ci avrebbe creduto! E invece la gente ha capito che noi, quando sbagliamo, siamo disponibili a pagare! L'abbiamo sempre fatto! La nostra faccia l'abbiamo sempre messa! Molto spesso abbiamo anche pagato per cose che non abbiamo compiuto, ma la nostra responsabilità e la faccia l'abbiamo sempre messa! Questo giro, invece, è stato un abuso di potere bello e buono contro i tifosi di Atalantina. E non possiamo stare in silenzio. Noi le botte le abbiamo spesso prese e siamo stati anche in silenzio a volte, perché comunque poteva anche starci. Ma questa volta, questa ingiustizia non può passare così in silenzio. Non può passare assolutamente in silenzio. Quello che chiediamo oggi è solo... un concetto molto chiaro, verità e giustizia, Beh, l'hai detto anche tu prima che in effetti la gente anche a Bergamo ha capito, persino i giornali dopo magari... A Bergamo non abbiamo mai avuto un buon rapporto tra tifoseria e media locali,
Questa situazione è riuscito perfino ad unire queste due realtà, perché mai come è successo dopo questi fatti la stampa locale, a parte la prima uscita dove hanno preso per buona la prima delle N versioni emesse dalla questura, quando hanno cominciato a uscire immagini, video che facevano sorgere dei dubbi rispetto a quella che era la versione ufficiale, ci hanno appoggiato sempre di più verso la ricerca della felicità, cioè della verità. Della verità. Come diceva nel video prima, spesso è capitato di prendere le botte, spesso mi è capitato in oltre 25 anni di stadio di vedere delle reazioni eccessive da parte delle forze dell'ordine. Si trattava di reazioni dove magari da un piccolo gesto, da un atteggiamento, dallo sbaglio di un singolo si pagava tutti quanti, le si prendeva, le si portava a casa, perché era una reazione spropositata. Quello che differenzia questa situazione da tutte le altre precedenti che mi è capitato di vivere personalmente è che in questo caso non c'è stato un antefatto che ha giustificato una reazione, cioè questa è stata un'azione da parte delle forze dell'ordine, non una reazione ad un nostro gesto sbagliato. E questo, a parte il fatto che fa una grande differenza, ha accolto impreparati tutti quanti, perché nessuno era pronto ad affrontare una situazione del genere, che ha spiazzato completamente tutti gli occupanti dei due pullman, che si sono trovati a vivere una situazione a cui uno non è mai pronto a vivere una situazione del genere, a maggior ragione se non c'è un antefatto ed uno non è pronto quindi all'eventuale reazione da affrontare. Ecco, io continuo a leggere ancora oggi di scontri tra forze dell'ordine e tifosi, ma non ci sono stati scontri tra tifosi e forze dell'ordine? No. Cioè, diciamo questo che è c'è stato dato da chiarire. Un attacco delle forze dell'ordine a dei tifosi. Tu non hai assistito al momento in cui i tifosi sono stati picchiati, però no. Tu hai visto se i tifosi erano scesi prima che il pullman venisse fermato? Hai il riscontro di questo? No, il riscontro che io nel momento in cui ci siamo avvicinati al primo pullman, quello che è stato effettivamente aggredito dalle forze dell'ordine, la visuale che avevo io era pullman fermo, un capannello di una ventina di agenti contro diciamo la fiancata del pullman dove c'è la porta posteriore, e degli agenti che al momento non capivamo cosa stessero facendo, erano piegati, stavano controllando le gomme posteriori del pullman. Questa è la visuale che ho visto, diciamo la scena che ho visto io, come l'hanno vista i miei compagni di viaggio. Sono stati poi i video e i racconti delle persone offese che hanno dato un senso a quanto era accaduto. Devo spezzare anche in questo caso una lancia nei confronti dei giornalisti, perché attenzione, è vero che qualche testata giornalistica ha mantenuto, è uscita e ha mantenuto nei giorni successivi la versione o le versioni della Questura di Firenze, ma ancor prima che noi uscissimo con dei comunicati sono stati i giornalisti delle testate cittadine che mi hanno chiamato perché non erano credibili le versioni della Questura, quindi addirittura erano loro che non credevano e quindi mi chiamavano e mi dicevano: ma tu eri lì, cos'è successo? E allora lì è piano piano emersa la verità dei fatti, ecco. Roberto, voi dal pullman riuscivate a vedere quello che stava succedendo sul primo pullman? Sì, abbiamo visto tutta la scena. C'è passato alla nostra sinistra una camionetta con poliziotti in tenuta antisommossa e portellone aperto. Portellone aperto. Esatto. Sirene spianate anche. Hanno intimato all'autista di fermarsi. Si sono fermati, quindi sono scesi tutti dalle camionette. Anzi, tra parentesi, è stata la camionetta davanti al pullman a fermarsi, a obbligare il pullman a fermarsi. Sono scesi tutti dalle camionette, hanno divelto la porta del pullman, la porta davanti del pullman, e hanno iniziato a caricare all'interno del pullman tutti i presenti.
noi che eravamo dietro abbiamo assistito a tutta questa scena. Quindi ed eravamo increduli. Nessuno dal pullman davanti è sceso? Nessuno è sceso, non è sceso nessuno dal pullman. Dal primo pullman, quello che è stato aggredito dalla polizia, nessuno è sceso. Sono stati i poliziotti ad obbligare più tardi a scendere per l'identificazione, ma nel momento in cui c'è stata l'aggressione da parte della polizia, nessuno è sceso dal primo pullman. Qualcuno di noi è sceso dal secondo pullman per cercare di andare a capire cosa stesse succedendo, ma a tempo 3 secondi eravamo già tutti rientrati. E quindi niente, noi abbiamo potuto testimoniare questo accaduto, eravamo increduli al momento, poi durante il viaggio di ritorno la rabbia e la frustrazione hanno preso posto rispetto allo stupore che c'era in precedenza. E niente, abbiamo vissuto anche noi questo atteggiamento da parte dei poliziotti di istigazione, la loro violenza l'abbiamo vissuta pure noi sotto certi altri aspetti. Quello che è successo sul primo pullman l'abbiamo saputo tramite le dichiarazioni dei presenti sul primo pullman. Sono stati malmenati sia sul pullman che fuori dal pullman durante l'identificazione. Mentre scendevano dal pullman per essere identificati sono stati accerchiati e malmenati. Questo voi lo vedevate? Questo noi non lo vedevamo, perché noi siamo dovuti ripartire certo, 2 minuti dopo. Certo, che voi siete fermati. Esatto. Mi raccontano di sputi da parte delle forze dell'ordine, di insulti, siete delle pecorelle, questo è quello che vi aspetterà a Roma, eccetera, eccetera, frasi del genere. È un'istigazione continua quindi da parte delle forze dell'ordine, che non stento a credere, perché noi stessi durante l'identificazione abbiamo vissuto le stesse identiche frasi, la stessa identica... Non stento a credere nemmeno io, perché purtroppo situazioni simili le abbiamo vissute in alcuni casi e ti senti davvero impotente, ed è veramente una sensazione bruttissima. Tra l'altro ho visto dei vetri rotti e la polizia sostiene che sono stati rotti dai tifosi. Cosa è successo invece? Non so chi. Beh, questa è una scena a cui non abbiamo assistito direttamente, perché probabilmente è successo nel frangente in cui il nostro pullman era fermo più avanti, però il racconto degli altri ragazzi e la testimonianza dell'autista dicono che i vetri, la porta è stata divelta e i vetri sono stati frantumati dai poliziotti che oltre a colpire i ragazzi che gli capitavano a tiro e di cui i risultati dei colpi si vedono dalle foto e dai referti, gente colpita alla testa e alle gambe, quindi obiettivamente seduta sul pullman, perché sennò sarebbe stata colpita in altri punti, hanno anche creato danni al pullman rompendo i vetri. Chi li paga i danni al pullman? Adesso c'entrerà poco, però insomma mi sembra che siano stati fatti dei danni notevoli ai pullman. Chi li paga? Li pagheremo noi come Stato italiano. Peraltro, insomma, gli autisti dei pullman sono stati sentiti. Gli autisti dei pullman non sono bergamaschi, non sono talantini. No. E mi pare che abbiano smentito clamorosamente la versione fornita dalla questura, dicendo che i ragazzi non hanno fatto nulla, che non è vero che il pullman aveva né accelerato né decelerato, confermando quanto loro raccontano. E, insomma, non credo che siano stati minacciati per raccontare questo. No, anzi, anche qui devo dire che grazie alla questura di Bergamo, di sua iniziativa, da quello che risulterebbe, ha pensato bene di chiamare nell'immediatezza, quindi il giorno successivo, perché mi sembra che il titolare della Travel World è stato sentito già il giovedì sera alle 18. E tra l'altro il titolare guidava il secondo pullman, mentre l'autista del primo pullman si è presentato il venerdì mattina, quindi entrambi avrebbero proprio sconfessato quanto riferito dalla questura di Firenze con i primi comunicati. Peraltro, insomma, si era detto che i tifosi avessero rotto il freno a mano del primo pullman, anche in questo caso l'autista ha assolutamente smentito. Esatto. Esatto. Insomma, mi sembra che il quadro, per chi lo vuole vedere, è abbastanza chiaro, basta volerlo vedere. Esatto, il quadro a me sembra veramente chiarissimo, tra l'altro proprio anche in relazione all'aspetto di cui parlavate prima, cioè i vetri. Senza entrare nel particolare, più persone del mio pullman quando ero sceso, quindi io non riuscivo a vedere, hanno potuto vedere effettivamente gli agenti del reparto mobile spaccare i vetri a manganellate dall'esterno.
Anche perché ora dovrebbero essere degli idioti i ragazzi che viaggiano sul pullman a rompere il vetro dovendo fare un viaggio di ritorno. Cioè, io non so come è stato fatto. Che, tra l'altro, ieri ho visto un video dell'autista del nostro pullman, del secondo pullman, dove dichiara che anche il secondo pullman ha il vetro anteriore rotto perché è stato rotto da un poliziotto con una manganellata per invitarlo a fermarsi. E giustamente l'autista dice: io sono un autista, se un poliziotto mi intima di fermarmi, mi sarei fermato comunque senza che lui avesse sentito il bisogno di frantumarmi il vetro per farmi fermare. Preciso che sul nostro pullman eravamo circa 80 persone, credo 80 giuste. Siamo stati identificati tutti quanti non perché ci fosse stato comunicato che avessimo commesso qualche reato o per qualche motivo, ma semplicemente perché, visto le scene del primo pullman, i funzionari della Digos ci intimavano ad andarcene col nostro pullman, noi ci siamo rifiutati di ripartire, dichiarando che saremmo ripartiti solo nel momento in cui avremmo visto il primo pullman riprendere il viaggio. Abbiamo dichiarato che saremmo stati seduti al nostro posto sul pullman senza muoverci, senza scendere, chiedevamo solo di rimanere nella piazzola dove eravamo ed attendere che ripartisse il primo pullman, perché questo è quello che ci è stato insegnato, cioè che per strada non si lascia nessuno. La risposta è stata: se voi vi ostinate a non ripartire, seguirete lo stesso trattamento, quindi o gli schiaffi o giù dal pullman uno a uno, documenti alla mano, e vi identifichiamo tutti quanti. Io ho letto delle dichiarazioni fatte da ragazzi del primo pullman inquietanti, persone che raccontano che quando la polizia è salita gli ha detto: adesso ci divertiamo, metà li mandiamo in galera, metà all'ospedale. Io penso che, cioè, non so, da avvocato, Chicco. Sì, gli hanno dato una scelta, nel senso che non tanto metà in galera, metà in ospedale. Dovevano far loro la scelta, o in galera o in ospedale. Quindi, ecco, che uno dice, esatto. Ora scusa, ci sorrido, sicuramente, ma adesso si sorride, però si sorride. Non è successo il peggio, però sicuramente sono fatti veramente gravi. Ritengo che bisognerà andare sempre avanti per, come dicevano domenica o come risultava scritto, per avere la verità e avere giustizia nei confronti di questi agenti. Ma le accuse mosse nei confronti di questi ragazzi, 130 mi pare, identificati, quali sono alla fine? Non lo sappiamo. Perlomeno su alcuni giornali si riportava che alla Procura di Firenze è stata depositata una notizia di reato per quanto riguarda resistenza, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, ma tutto nei lesioni, ma tutto nei confronti di ignoti. Quindi non c'è una denuncia o una notizia di reato contro 130 persone identificate, una notizia di reato nei confronti di ignoti. Se invece al contrario, ipotizzo, i tifosi volessero agire nei confronti dei poliziotti che li hanno trattati in questo modo, lo potrebbero fare? Sì, stiamo già predisponendo un esposto da depositare in procura, in modo tale che andremo a raccontare all'eventuale magistrato al quale verrà assegnato l'esposto come sono andati i fatti, con varie testimonianze, non soltanto degli occupanti del pullman, ma di terze persone che hanno potuto assistere o vedere quanto succedeva. La raccolta di filmati, fotografie, referti medici, dopodiché lasceremo all'eventuale pubblico ministero la competenza per procedere e per quali reati poi procedere nei confronti delle forze dell'ordine. Ho capito.
Mi devo fermare, qualche messaggio, Daniela? Sì, tantissimi ne stanno arrivando. Ad esempio ci scrive Vittoria ribadendo che c'è bisogno di giustizia e verità per far luce sui fatti avvenuti tra la notte di mercoledì e giovedì sera a Firenze. Poi ancora Curva del Milano ci scrive: quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Lo cantava Battiato 30 anni fa. Avanti, Ultras. E poi ancora Enzo: giustizia per Ultra Talantini. E poi Adriano ci scrive: giustizia e verità, dal Benga siamo al vostro fianco. Poi ancora Alex a scriverci: gli ultra hanno un gran cuore, gran parte di questo cuore è ricoperto da coloro che li descrivono. Mi dispiace che non tutti hanno quei colori nel cuore e che spesso per toglierci i colori si usano le botte, ma non sanno che non basta, perché se una squadra si ama mai si abbandona, forza Atalanta. Poi ci scrive anche Ivan: e il teppista in divisa chi lo diffida? E poi ancora a scriverci è Jacopo: solidarietà alla Bergamo Ultra, un saluto dalla Spezia. Ottima trasmissione come sempre, saluti a Milva e Diego. Grazie a tutti. Allora mi fermo, faccio un altro break pubblicitario, poi vediamo la seconda parte del corteo che avete fatto proprio domenica prima della partita. Carattere di un SUV ma l'agilità di una city car. Oggi arriva Opel Karlarocks, il mini SUV da città. Opel Karlarocks, tecnologia tedesca per tutti. Da Z Veicoli a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Nembrini, con esperienza ventennale nel settore degli impianti elettrici, propone servizi di assistenza, noleggio, vendita e manutenzione 24 ore su 24 di gruppi elettrogeni, materiale audiovisivo, luminotecnico, torri faro e linee elettriche, con componenti conformi alle normative, dalla progettazione all'installazione professionale per manifestazioni ed eventi in genere. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza. Specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Sound Service, impianti di amplificazione e di illuminazione, strutture in alluminio, palchi e coperture, progettazione e consulenza tecnica di ogni tipo di evento, convention aziendali, lanci prodotto, stand fioristici, eventi di piazza, maxi proiezioni, moda, concerti live, spettacoli teatrali e televisivi. Insomma, Sound Service, Purity of the Sound. Oggi una grandissima dimostrazione di affetto della gente, di rispetto. Questa curva ha fatto veramente tanto, tante volte per tutti. E la cosa più bella per tutti è essere qua così tanti. We'll be right back.
davvero tantissima gente, qualche migliaio di persone, e ho visto che dentro la curva che guardavano giù c'erano pochissime persone. Non mi permetto di giudicare poi nella casa mia, però secondo me invece che guardare dall'alto non perso un'occasione di essere con voi. Però, sì. Sì, diciamo sono di sì, c'erano credo circa 2500 persone. La cosa buona è che le persone che erano in curva e guardavano giù al nostro arrivo hanno applaudito. Bene. E quindi comunque, anche se non erano presenti nel corteo, comunque hanno appoggiato la protesta, così come lo stadio intero ha applaudito nel momento in cui, dopo alcuni minuti di sciopero del tifo, è partito il primo coro. Ovviamente la rabbia c'è, non si nasconde, che la città sia unita, è partito un coro rabbioso e non di incitamento alla squadra, ma un coro di protesta, e in quel momento uno stadio intero ha applaudito, nonostante il coro, che non era un coro per l'Atalanta, perché in quel momento dovevamo dare sfogo comunque alla rabbia che ci portiamo dietro, che ci porteremo dietro, e che però invito tutti a controllare, perché io sono dell'idea che purtroppo le provocazioni continueranno fino a che non si chiarirà bene questa situazione, e come abbiamo dimostrato di avere tutti i 130 identificati, ma anche comunque tutta la carovana di Pullman, la testa sulle spalle a Firenze, lo abbiamo dimostrato domenica nella partita della Fiorentina, dobbiamo continuare con questa mentalità, con questo autocontrollo, perché solo così riusciremo a mantenere la nostra strada e non a passare dalla parte del torto. La squadra tifoserie, la Digos di Bergamo, come mai non era sul posto? Ha detto che insomma sono stati tenuti allo stadio finché non sono usciti tutti. E solitamente segue i pullman, no? Dipende, perché la squadra tifoserie solitamente si rapporta con chi dirige l'ordine pubblico, quindi certo. Si presentano loro, e solitamente è chi dirige l'ordine pubblico che poi stabilisce il tipo di servizio che devono dare. Quindi se si trovavano allo stadio e sono dovuti rimanere fino allo stadio, fino a quando non è uscito l'ultimo tifoso bergamasco, è perché l'ordine era quello di presidiare quella zona. Che è strana questa cosa, che venga dato un ordine di questo tipo, che cioè, insomma, squadra tifoserie che conosce bene la tifoseria, magari. Insomma, mi permetto, io non gestisco l'ordine pubblico, non so neanche da che parte si comincia, però mi viene un po' il dubbio, perché in genere quando sei in trasferta la squadra tifoseria poi la prima cosa che fa è seguire il gruppo, soprattutto della curva, il gruppo ultras che si muove in genere, viene, però non mi permetto di giudicare, non so cosa abbia spinto chi gestiva l'ordine pubblico Firenze a prendere questa decisione. So che ci sono molti messaggi, forse c'era anche qualche domanda per te, ora non ricordo. Ne stanno arrivando tantissime, ad esempio ci scrive Ivan, e c'è ancora qualcuno che dopo essere uscita la verità si ostina a infangare la curva, sempre con voi, ciao da Ivan. Poi ancora solidarietà ai ragazzi dei Pullman, verità e giustizia sia fatta, forza Dea, sempre da Ivan. E poi ancora ci scrivono, buonasera da Francoforte, complimenti per la trasmissione, fratelli ultra bergamaschi non mollate, Claudio Libero. Ora arrivano anche alcune domande, infatti, allora, perché mi si sta aggiornando, ok, in tanti anni quante volte abbiamo visto queste provocazioni da parte della Celere? Non dovrebbe mai accadere, ma continua a succedere, che paese, puntini puntini. Oggi ai tifosi dell'Atalanta, ieri a quelli del Brescia, prima ancora ai tifosi di Verona, del Milan, di tutta Italia. A quando una manifestazione unitaria contro gli abusi in divisa e magari per l'introduzione dei numeri di identificazione? Poi ci scrivono ancora. Si dovrà ragionare su questo. Questo episodio insegna una cosa, cercare di filmare sempre con cellulari quello che accade, come fanno loro o registrare l'audio di quello che dicono e poi denunciare. Ecco, su questo sono d'accordo, perché siccome quando si fa il tifo i cellulari vanno tenuti in tasca, perché vedo spesso invece là col cellulare, ma goditi il momento. Quando invece accadono fatti di questo tipo, i cellulari sono utilissimi, penso che quei pochi filmati che sono stati fatti, in effetti, insomma, sono di estrema utilità. Quindi cellulare è importantissimo al giorno d'oggi, usato bene. Poi? Ancora, cosa direte al questore di Firenze venerdì? E poi c'è una domanda per l'avvocato Riva. In caso di processo penale sarà possibile dimostrare che i vetri porta del pullman siano stati danneggiati dall'esterno attraverso perizia tecnica? Non sono un ingegnere, però penso di sì. Nel senso, ci sono ingegneri che vengono utilizzati per
delle perizie cinematiche in relazione agli incidenti, ritengo che si possa dimostrare in base anche al danno che hai subito se la porta è stata, diciamo, scardinata dall'esterno oppure dall'interno. Ecco, quindi, qualcuno chiedeva cosa direte al questore, perché venerdì, ci raccontava Velotti, andrete a Firenze a parlare con il questore di Firenze. Allora, utilizzo un termine magari non troppo, però come ha detto un caro amico, nonché collega che mi accompagnerà a Firenze, andremo ad annusarci, quindi probabilmente, non so, bisogna vedere come evolve l'incontro, sempre che rimanga fissato e confermato l'incontro. Resteremo in attesa di sapere. Senti, Chicco, visto che tu sei qua, la settimana scorsa tra i nostri ospiti, tra i miei ospiti, c'era Alfio, che ci ha un po' accennato a una questione che riguarda Claudio, visto che, insomma, prima di che succedessero i fatti di Firenze, si stava pensando ad una serie di iniziative in favore di Claudio. Esatto. E chiaramente questo fatto ha preso il sopravvento, però ci diceva che, insomma, tu hai studiato bene il caso, che conosci molto bene, però evidentemente sei andato anche un po' più a fondo e forse, sicuramente, Claudio, quando prese l'ultima diffida, il famoso giorno della porchetta, perché avendo lui scontato la diffida, stava scontando l'articolo 9, quindi non poteva presentarsi allo stadio, ma forse in realtà non è così. Io adesso ho fatto un po' di confusione, ma tu ce lo spieghi bene. Allora, la diffida di Claudio scadeva, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, non vorrei far confusione, scadeva il 22 di ottobre del 2014, se non ricordo male. Data comunicazione, Claudio la settimana successiva va a fare il suo biglietto e il biglietto è bloccato, giustamente, e si chiede di rivolgersi alla questura per l'articolo 9. L'articolo 9 quando viene applicato? Allora, bella domanda. Nel senso, l'articolo 9 prevede il divieto di accesso allo stadio nel momento in cui vi è una sentenza di condanna. Ora, anche in primo grado? Anche in primo grado, però non è obbligatorio, non è imperativo nei confronti del questore di applicare l'articolo 9 nel momento in cui il giudice di primo grado emette una infatti condanna. In tante città non viene applicato. Esatto, in tante questure non viene applicato, ma anche per un motivo semplicissimo, anche se vede situazioni stranissime, nel senso che magari dopo anni che uno è rientrato allo stadio, magari ha cambiato vita, quant'altro, porta il bambino piccolino, si vede colpito dall'articolo 9 perché poi la sentenza passa in giudicato e quindi diventa definitiva. Quindi tante questure adottano questa forma qua. Aspettiamo che la sentenza diventi definitiva, poi detraiamo magari il presofferto, diciamo, e quello che rimane viene applicato con l'articolo 9. Caso del Claudio, scaduto il DASPO, 22 di ottobre 2014, risulta l'articolo 9. Alla domanda in questura, ma per quale motivo, qual è la sentenza per la quale c'è l'articolo 9, non lo sappiamo, ce ne sarà qualcuna, molto vaghi. Cosa succede? Succede che poi alla partita col Sassuolo Claudio porta la famosa porchetta, viene emesso un DASPO di 5 anni con uno di firma e sul DASPO risulta che Galimberti era sottoposto all'articolo 9 per la sentenza di condanna divenuta definitiva dal Tribunale di Pordenone. La cosa strana è che 2 anni prima la Corte d'Appello di Trieste aveva prosciolto tutti e 14 gli imputati. Quindi la sentenza di Pordenone era una sentenza che non esisteva più, perché un anno e mezzo dopo la Corte ha prosciolto. Altra circostanza strana è che su 14
imputati, 14 condannati in primo grado, 14 prosciolti davanti alla Corte d'Appello di Trieste, l'unico che ha subito l'articolo 9 è stato il Galimberti. Questa è la circostanza particolare. Circostanza particolare che speriamo che il Consiglio di Stato tratti in maniera diversa. No, insomma, sono davvero delle situazioni strane, perché poi uno, insomma, se ci ecco, pensa. Mi sono dimenticato un particolare. Sia io che l'avvocato Adami abbiamo depositato in tempi differenti presso la Questura di Bergamo la sentenza di proscioglimento della Corte d'Appello di Trieste. E vi è stata data risposta? No, la risposta è stata che 13 non sono stati sottoposti all'articolo 9 e Galimberti Claudio, probabilmente ne dovevamo depositare 14 di copie. Quindi si pronuncerà il Consiglio di Stato a breve? L'11 di aprile, se non ricordo male, è una cosa che sta seguendo direttamente Giovanni, e quindi vediamo. Le motivazioni sono tante poi su quel. No, ci hai spiegato molto bene. Secondo me, insomma. Esatto, la cosa grave è quella, cioè non puoi applicare un articolo 9 su una sentenza che non esiste. Quindi in teoria non avrebbe dovuto essere diffidato, non avrebbe dovuto essere sottoposto all'articolo 9. Lui il 23 di ottobre del 2014 avrebbe potuto entrare allo stadio. Come la mettiamo, Valo? La mettiamo che si dice che in un paese libero un'ingiustizia verso una persona sola mette in pericolo l'intera democrazia. Quindi mi viene da dire che è vero, adesso ci sono stati i fatti di Firenze che riguardano 130 persone, ma non dobbiamo dimenticare la situazione di Claudio, non è che perché lui è una singola persona conta meno di un'ingiustizia verso 130 persone, un'ingiustizia per uno è un'ingiustizia per tutti e quindi cioè, io mi auguro che come si risolva la nostra situazione si possa portare avanti e chiudere definitivamente anche la sua che... Dopo 25 anni direi che ha già scontato più di quanto fosse lecito che una persona dovesse scontare. Qualche messaggio, Daniela? Sì, tantissimi ne stanno arrivando. Ci scrivono, è possibile che i ragazzi identificati possa venire applicato l'articolo 9 preventivo in attesa di sviluppi, colpevole di essere innocenti, un ragazzo di 130? Magari faccio rispondere, intanto ne leggo altri. Complimenti ai ragazzi dell'Atalanta per aver mantenuto autocontrollo in una situazione difficile, delicata e assurda. Solidarietà a tutti i ragazzi presenti a Firenze, a tutti quelli che ancora oggi aspettano giustizia e verità per fatti tristemente simili a questo. Andrea, un ragazzo ultra da Savigliano in provincia di Cuneo. E poi ancora, buonasera, complimenti per la trasmissione, massima vicinanza ai ragazzi coinvolti e adesso vogliamo la verità. Viva l'Atalanta e tutti i suoi ultra, ciao a tutti da Fius. Poi ci scrivono ancora, un forte abbraccio, non mollate ragazzi, giustizia e verità, complimenti per la trasmissione, ciao Ross di Val Brembo. Poi ci scrivono, ora aspettiamoci che quando l'Inter giocherà a Milano con il Francoforte, visto che siamo gemellati, succeda qualche incidente, sicuramente scriveranno che c'erano anche tifosi atalantini, ciao da Ivan. E poi ci scrivono ancora, è stata un'azione premeditata, questo ormai è chiaro, chi deve pagare... E chi ha dato l'ordine di agire in quel modo, non è difficile capire chi sia se fanno le indagini giuste, ma la sensazione è che non succederà nulla. Spero di sbagliare, ciao Mauro della Curva Nord di Bergamo. Ecco, avvocato, prima qualcuno chiedeva, l'articolo 9 applicato preventivamente... No, possono mettere un DASPO di gruppo. Infatti, però sì. Speriamo che no. Quello sì, il problema è che bisognerà impugnarlo poi davanti al TAR. Quindi i tempi si allungano comunque, nel senso che se dovessero, se la Questura di Firenze decidesse mettere dei DASPO. È un provvedimento di prevenzione di carattere amministrativo, per cui sì, è proprio il Questore di Firenze. Per cui anche se i ragazzi poi riuscissero a dimostrare le loro ragioni, però nel frattempo DASPO. Dopo si chiedono i danni anche per il DASPO. Grande avvocato. Adesso, ma infatti perché dico, secondo me non bisogna mollare, bisogna sempre andare avanti, ogni giorno combattere questa battaglia, per il semplice motivo che ritengo che nel momento in cui si faccia un passo indietro... Soprattutto, insomma, già il rischio c'è,
Certo, no, lo capisco. Il rischio c'è, però insomma mi pare, e io non ho nessun dubbio riguardo questo, che i ragazzi abbiano assolutamente la ragione dalla loro parte. Quindi ci sono tutti gli elementi per farle valere queste ragioni? Allora, hanno la ragione, ma anche per un semplice motivo. Adesso, a parte le 7-8 ricostruzioni dei fatti presentate dalla Questura, che già dimostrano un'inconsistenza di tutto quello che dicono. Mi parlano di poliziotti feriti, mi parlano di un poliziotto, una frattura al naso, 7 punti, ho capito, ma stiamo parlando di un pullman eventualmente, e poi il filmato secondo me è veramente chiaro perché è stata ripresa questa scena, ma il pullman dove è avvenuto questo ferimento non è il pullman né il primo né il secondo delle persone che sono state identificate, perché noi abbiamo 2 pullman dalla Travel World, uno bianco e uno grigio a 2 piani, e il pullman relativo a dove si fa male l'ispettore capo, perché è un ispettore capo, è un pullman viola. Ecco, poi bisognerebbe capire come si è fatto male, e poi ricordiamo che tra i tifosi atalantini ci sono comunque almeno 30 ragazzi che si sono fatti refertare, quindi insomma. Ma come si è fatto male, basta vedere il video, è l'unico con le scarpe bianche. Va bene, mi devo fermare, devo fare un brevissimo break pubblicitario, poi torniamo per gli ultimi minuti. Empatica CBD Store a Brescia in via Diaz 14A, il numero 1 per prodotti CBD, oli, capsule, chewing gum, gocce sublinguali o solubili in acqua e le nuovissime perle CBD. Inoltre, ampia selezione di alimenti dolci e salati, bibite e cosmetici. Empatica CBD Store, il negozio di Brescia numero 1 in Italia. Impianti di amplificazione ed illuminazione, strutture in alluminio, palchi e coperture, progettazione e consulenza tecnica di ogni tipo di evento, convention aziendali, lanci prodotto, stand fieristici, eventi di piazza, maxi proiezioni, moda, concerti live, spettacoli teatrali e televisivi. Insomma, Sound Service, Purity of the Sound. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio. Telefono 030 7254 451 www.piandelmaggio.it. Opel Mokka X, anche con trazione integrale intelligente. Opel Mokka X, tecnologia tedesca per tutti. Da AZ Veicoli a Bergamo e ad Albano Sant'Alessandro. Ah.
Allora, scusate, siamo tornati in diretta, questi sono gli ultimi momenti. Allora, stiamo cercando di recuperare tra l'altro delle foto, ma abbiamo qualche difficoltà perché insomma oggi ci è arrivato di tutto, non solo oggi, in questi giorni, però delle foto in cui si vedrebbero in effetti un poliziotto con due manganelli e qualcuno con infilato manganello non proprio... Sì, leggevo oggi su due articoli di due quotidiani diversi dove hanno pubblicato questi frame presi dai video che girano in rete, dove si sembrerebbe di vedere, è un po' sgranato, però credo sia funzionario, perché non sembra un agente in divisa che impugna due manganelli, e nell'altra immagine un poliziotto che ha nel cinturone nella parte posteriore infilato un manganello che non sembrerebbe quello di ordinanza in dotazione alle forze dell'ordine. Tra l'altro leggevo proprio su uno di questi due articoli dove qualcuno parla di uno spiacevole disguido. Beh, io direi che è un po' riduttivo parlare di spiacevole disguido quando ci sono, contando le due parti, entrambe le parti, oltre 35 feriti. Sempre in questi articoli si parla appunto di questo disguido e si dice che pare che l'intervento delle forze dell'ordine fosse giustificato dal fatto che una pattuglia aveva visto i ragazzi occupanti il primo pullman con degli scaldacollo un po' troppo alti e che dei cappucci calati sulla testa. Vabbè, ma non è un reato, cioè, io voglio dire, mi sembra che se questa è la causa per cui è successo questa mattanza, cioè, voglio dire, dobbiamo far decollare un Canadair ogni volta che uno si accende una sigaretta, perché la proporzione mi sembra questa. Cioè, mi pare che non si possa giustificare e ridurre a un disguido i fatti che sono successi a Firenze, perché sennò vuol dire che perdiamo completamente la misura delle cose. Vabbè, insomma, Roberto, un po' preoccupati adesso anche di quelle che possono essere le conseguenze? Beh sì, la frustrazione è tanta, perché già l'impotenza per non aver fatto nulla nel momento dell'accaduto, vedere poliziotti malmenarci e malmenare altre persone, non poter far nulla, perché se reagisci da una parte rischi di rovinarti la vita, dall'altra parte non puoi chiamare nessuno in tuo soccorso, perché chi dovrebbe garantire la tua sicurezza è lì che sta abusando del suo potere. Quindi il timore di qualche ripercussione legale di sicuro ora c'è, si parla di DASPO di gruppo, si parla di denunce, non lo so, la mia coscienza è pulita, non ho combinato nulla, come non ha combinato nulla nessuno degli altri 129 ragazzi identificati. Sarebbe una vergogna se qualche DASPO piovesse su di noi, sarebbe l'ennesima ingiustizia, ho vissuto io sulla mia pelle e anche tanti parenti e amici. Quindi non mi sorprenderebbe, devo ammetterlo. Spero che non sia così. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Senti, peraltro mi hanno anche girato un breve filmato in cui si vede un po' il McDonald's. Siccome è l'ultima versione che è stata data, adesso magari le immagini passeranno, è che c'erano dei tifosi viola al McDonald's. Voi passando avete visto qualcuno? Noi non abbiamo visto nessuno, secondo me. È assurdo anche solo pensare che ci potessero essere dei tifosi viola lì pronti a cercare qualcosa. Ma che ore erano poi? Era quando siamo passati verso l'una di notte, sì. Io ammetto di aver visto il McDonald's e ho anche esclamato che mi sarei fermato volentieri a mangiare un panino, perché ho riconosciuto l'insegna ed ero abbastanza affamato, però nient'altro. Fermo restando il fatto che il McDonald's era sull'altro lato di una superstrada a doppia carreggiata, a doppia corsia, con un New Jersey di mezzo, avremmo dovuto scendere dal pullman, eludere la scorta, scavalcare il New Jersey, fare 300 metri per arrivare al McDonald's e poi tornare al pullman, dove evidentemente qualcuno sarebbe stato lì ad aspettarci. A parte che è un processo le intenzioni, ma poi io sono molto terra terra, faccio dei discorsi da cittadina ignorante che si chiede: ma se questi volevano andarsi a scontrare con questi fantomatici tifosi viola, ma lasciateli andare a casa, no? Sono 500 metri dall'autostrada, perché fermi il pullman di fronte al McDonald's se pensi che vogliono andarsi a scontrare con quelli che sono al McDonald's? Io sono ignorante, lo dico, però... Beh, c'è un particolare, il primo pullman viene fermato 300 metri prima dell'area di servizio. Il McDonald's rimane dietro l'area di servizio dal lato opposto.
Quindi mi devono spiegare come, secondo la ricostruzione della questura, come i tifosi riuscissero a vedere i tifosi viola dietro l'area di servizio, 300 metri prima di raggiungere l'altezza dell'area di servizio. Quindi è proprio una ricostruzione del tutto fantomatica. Va bene, in tutto questo sono praticamente arrivata in fondo. Leggi ancora qualche messaggio, sì, Daniela? Ultimissima, allora ci scrivono: solidarietà dalla curva ferrovia Matteo 27 Prato, ultralibri. La verità la sappiamo, ora giustizia. E poi ancora: se Claudio facesse uno sciopero della fame per arrivare in tempi rapidi a una fine di questo accanimento senza motivi. Ma perché lo sciopero della fame, poverino? E ancora: purtroppo cominciano a essere tanti casi controversi che vedono protagoniste le forze dell'ordine. Quanti morti ancora prima che certe mele marce siano fermate? Francamente riflettiamo, non esiste il reato di falso in atto pubblico, falso ideologico? E poi ci scrivono ancora: ciao, ma quei 130, ci chiede, identificati sono solo quelli del primo pullman o sono compresi in quei 130 anche quelli del secondo pullman? Ci scrive Nicola da Bergamo. Due pullman. E poi un'ultima domanda per l'avvocato Riva, se c'è tempo: ci sono gli estremi per l'applicazione del reato di tortura? Ci scrive Grigio. No, reato di tortura non credo. No, abuso di potere? Sì, abuso di potere, lesioni aggravate perché da pubblico ufficiale, quindi, cioè, ce ne sono tanti di reati. Io concordo con quanto ha scritto un telespettatore, uno dei primi messaggi che hai scritto, che i tempi sono maturi per una manifestazione unitaria. E credo che voi ne avreste tutte le ragioni. Questa, Claudio, insomma, a Bergamo le ragioni non vi mancano, ma non mancano in tutta Italia. Va bene, detto questo, siamo arrivati in fondo, il tempo è davvero volato. Di questo argomento torneremo ad occuparci e quindi io prego l'avvocato Riva di farci sapere come andrà l'incontro in quel di Firenze venerdì, se sarà confermato. E volentieri. Ci terremo comunque informati, perché questa cosa riguarda Bergamo, ma riguarda comunque tutte le tifoserie d'Italia, perché quello che è successo a voi non deve più succedere a nessuno e, insomma, una vostra vittoria sarebbe la vittoria di tutti. Quindi confidiamo in voi, in tutte le persone che hanno voglia di verità e giustizia, e negli avvocati anche. Assolutamente. Loro prima di tutto. Va bene, siamo in fondo. Daniela, grazie di cuore per essere stata con noi. Ciao Milva, buonasera a tutti. Noi cercheremo, insomma, di fare chiarezza su questo fatto anche, insomma, nelle prossime puntate. Ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre alle 20:45. Esatto. Roberto, grazie mille per essere venuto a raccontare la tua testimonianza. Grazie di cuore davvero. Grazie a te. Valo, grazie mille. Grazie a te, auguri a te per il tuo imminente compleanno. Grazie. Auguri a tutte le donne che vivono gli spalti e auguri al mondo che compirà gli anni sabato e di cui continuiamo a parlare al presente, perché chi entra nel cuore non muore mai. Grazie Valo. Avvocato, grazie mille, complimenti, grazie voi, per tutto quello che stai facendo e che hai fatto, grazie di cuore. Grazie, auguri. Grazie a tutti voi per averci seguito in questa puntata, grazie a tutte le persone che mi hanno mandato gli auguri, cresco anch'io, grazie davvero, è un augurio davvero a tutte le donne, ma io l'ho detto in apertura, l'importanza delle donne va riconosciuta ogni giorno, non solo l'8 marzo. Ci rivediamo il prossimo mercoledì in diretta alle 20:45, se vi siete persi la puntata, le repliche domani alle 13:30, domani sera alle 22:30, venerdì mattina 9:30, sabato mezzanotte, e poi la puntata la potete vedere sulla pagina Facebook 12esimo in campo, sull'omonimo canale YouTube a partire da venerdì. Grazie di cuore, buon proseguimento di serata, alla prossima. Scusate, ho dimenticato una cosa, devo mandare un abbraccio, un saluto a Mattia di Brescia, il mio carissimo amico che ha vissuto un momento un po' difficile, insomma sono stati giorni difficili per lui, so che mi sta seguendo, gli mando un abbraccio grandissimo e ciao Mattia, ci vediamo presto, ciao a tutti.